Stasera abbiamo qui con noi la nostra scrittrice Elide Ceragioli. Elide è nata a Massa, però ora abita a Firenze. Elide, tu fai una professione molto particolare, ce ne vuoi parlare innanzitutto un po' di te? Sì, grazie. Intanto grazie di questo bellissimo invito, Nila, che è un'occasione per presentare me, ma per presentare soprattutto i miei figliolini, che sono i miei libri. Io faccio la neuropsichiatra infantile e ormai da tantissimi anni nella nostra azienda, quindi nella zona Empolese Valdelsa. E da più di 20 anni scrivo. Scrivo con passione, applicandomi soprattutto a due generi di scrittura, una che sono i romanzi storici e l'altra che sono i gialli, che sono i miei due filoni proprio di interesse e che mi hanno fatto, mi stanno dando anche delle belle soddisfazioni, devo Il tuo dire. primo libro di cosa parlava? Allora, invece il mio primo libro si intitola La libertà delle foglie morte ed è un libro ambientato nel 1935. La zona d'ambientazione è la Germania con all'esordio proprio delle leggi razziali. I protagonisti sono un gruppo di giovani, di ragazzi, adolescenti, liceali. E che vivono nella nebbia delle leggi razziali che stanno cominciando a scombinare le loro esistenze e poi veramente stanno scombinando e vedremo poi gli effetti di quello che saranno queste leggi razziali. Però questo gruppo di ragazzi con una determinazione, con l'astuzia, con la forza della gioventù e della speranza riescono addirittura a salvare un gruppo di ebrei. Quindi un bel libro carico di elementi positivi. Questo sarebbe il tuo li primo libro scritto 20 anni fa, allora. È scritto, no, il primissimo libro è ancora più vecchio, si chiama Cristiana a modo mio e risale agli anni 70, sì che figurati, ero quasi bambina. E, invece La libertà delle foglie morte è uscito nel 2010. Nel 2010. Poi dopo, cioè dopo il 2010. A che libri siamo passati? Perché Dopo il vedo che qui 2010 hai siamo diversi stati, libri, sì, qui ho eh? diversi libri, non sono tutti perché io in realtà ho scritto 15 libri, per cui una produzione anche abbastanza vivace, abbastanza intensa. Giostrandomi un po' fra tutti e due questi generi che ti dicevo prima, il giallo, e qui ne abbiamo uno che è Non sai mai chi puoi incontrare, ambientato qui nella zona di Empoli, dove nasce una squadra di 6 ispettori. Che arrivano da varie parti d'Italia e costituiscono appunto questa squadra che svolgerà la prima indagine ovviamente Questo è con poliziesca successo. allora. Questo è un poliziesco. Dopo di questo ci sono gli altri tre che sono Mele marce per la squadra, Le tentazioni dell'ispettore Dall'Oglio e per ultimo Fuori della tela del ragno, che costituiscono proprio la quadrilogia che chiude la storia della Cioè saga. praticamente sono collegati l'uno con Allora, la l'altro. squadra è la stessa, sono questi 6 ispettori, 4 uomini, ognuno con una sua bella personalità. Diciamo il principale fra gli ispettori uomini è Carlo Dall'Oglio, detto rompicoglioni, molto Detto proprio alla alla toscana. toscana, anche se lui è piemontese come mio marito, e infatti lui dice sempre che ho preso spunto da lui. E poi ci sono queste due ispettrici, che sono una bellissima, Fiorentina, che è Gabriella, che è il prototipo della bella ragazza, molto intelligente e anche un po' sfigata, che diventerà poi in realtà il capo della squadra, capo ispettrice. E poi ce n'è un'altra che si chiama Anna, che è una ispettrice triestina. I vari romanzi si possono leggere assolutamente Cioè indipendentemente, separati, però separati, i sì, però. personaggi, diciamo, sono gli Continuano, stessi, sono sono gli episodi, stessi e ecco. continuano nella loro storia, nell'intreccio delle loro vite, per cui si vedrà l'evolvere di quella che è anche una storia che nasce fra due di questi personaggi, dal primo all'ultimo, così come si può trovare traspare la vita di ognuno di questi ispettori. Però gli argomenti e il caso di indagine è unico per ogni
romanzo e inizia e termina col romanzo, per cui se uno ha voglia può leggerli tutti e quattro, oppure se uno leggere sì, uno, assolutamente, assolutamente. Oh, Elide, vogliamo passare al libro del 2017, al penultimo sì, che sì, hai scritto? Io volevo solo dire questo. Dunque, sì. Io ho raccolto, io scrivo anche moltissimi racconti, in incontri e racconti ci sono tutti i racconti premiati a concorsi letterari, quindi sono tutti racconti che hanno già avuto un riconoscimento. Cioè, praticamente però sono racconti brevi questi, sì, sono racconti brevi. Ecco, questo perché è il libro. Io prendo spesso spunto per la mia scrittura da persone che incontro, che quindi ecco, o per il mio era lavoro... Era la domanda che ti volevo fare. Ah, ecco, allora ti ho un po' precorso. Ti hai preceduto. Ti ho preceduto. A volte si incontrano delle persone e ti danno proprio lo spunto, ti mostrano un pezzetto della loro vita e mostrandoti questo pezzetto ti invogliano a raccontarla. E io spesso ho fatto così. Per Beh, cui, sono e sono i racconti che mi sono venuti meglio, sono quelli da dove si vive, vede proprio la vita vera delle persone. Ho capito. Poi io sono un'appassionata storica. Ah, ne vedo anche un altro, sì. Sono un'appassionata storica. Gargano, e qui ho scritto un romanzetto breve che ha vinto il primo premio a un concorso letterario nel 2014, il concorso a Nanà, che è la storia di San Galgano. E la nostra spada nella roccia, che è l'unica in effetti esistente. Quindi ho un po' purtroppo infranto il mito di Re Artù e la spada nella roccia. Perché? È perché Re Artù non esisteva e la nostra spada nella roccia, che è questa che c'è a Chiusdino vicino Siena, l'ha piantò a suo tempo San Galgano. Galgano Guidotti. Tu hai sfatato questo mito. Ho distrutto le illusioni di tanti bambini, mi dispiace. E sempre per rimanere nell'ambito storico, qui non c'è, ma ho scritto anche Il Falco e il Falcone, che è un libro romanzo ambientato alla fine del 1200, dove il personaggio è un personaggio vero, veramente esistito, che è un cavaliere templare che fa una vita molto movimentata. Da templare diventa capitano di ventura e finisce la sua apoteosi come pirata, per cui c'è una bella vita movimentata. A me mi viene spontaneo chiederti una cosa prima di presentare questi libri. Sì. Allora, il tuo lavoro che è molto impegnativo e molto importante, poi so che ti dedichi anche al volontariato. Sì. Sì, sì. E tempo per scrivere, quando lo trova, Elide? Allora, siccome scrivere per me è un'esigenza, no? Un mio amico dice sempre che io scrivo per vivere, eh? Cioè nel senso ho bisogno di scrivere, altrimenti una parte di me, quella parte di creatività morirebbe, e allora lo trovo. Nila, tu lo sai, se una cosa ti appassiona, sì, no, bisogna, tu trovi il minuto, il tempo, tutto per farlo. Certo, è non vero. Trovo tutto il tempo che vorrei avere, perché lavorando non è possibile, però qualcosa riesco comunque a combinare. Il mio volontariato, che è sempre fatto, è un volontariato un po' di famiglia, nel senso che lo faccio sempre con mio marito, è difficile faccia qualcosa, almeno in quest'ambito. E noi siamo responsabili della pastorale familiare della diocesi di Firenze da 12 anni, per cui organizziamo una serie di iniziative proprio per le famiglie nell'ambito della è un bel gesto, eh? È una cosa che cosa importante. Sì, sì, sta dando anche tanti piccoli frutti, ora tante cose, ora avremo domani mattina all'Odeon ci saranno 600 ragazzi per un incontro, 600 ragazzi delle scuole superiori per un incontro con le testimonianze di persone veramente che hanno molte cose da raccontare sull'importanza della vita, fra le quali c'è anche la Nicole Orlando, che molti avranno visto ballando sotto le stelle, sì, sì. Ecco, che è una ragazza con la sindrome di Down, bravissima, meravigliosa, che ha fatto dello sport anche una modalità di rivincita, no? Su chi aveva queste dei idee, problemi, poteva diciamo. Avere delle idee su
ragazzi con la sindrome di Down. E lì introduco una cosa, scusami, sì, infatti, ecco, questo libro che tu hai fatto. Perché io collaboro ormai da tantissimi anni con l'associazione Noi da Grandi, che è un'associazione di genitori di ragazzi con delle difficoltà. Ora, in modo eufemistico si dice oggi, perché c'è questa pulizia della parola, no? Si dice diversamente abili, comunque sono ragazzi speciali, meravigliosi. E queste, facciamole vedere, questi sì, disegni l'ha fatti proprio un ragazzo, sì, vero? Allora, ecco, io ho scritto anni fa una favola, che è una favola ecologica e che vi invito poi anche, se sì, avete voglia, di a leggere. Sì. Perché l'ecologia è un'altra delle mie fissazioni, e i disegni li ha fatti Pablo, che è questo ragazzo, non so se si vede bene. I disegni. Sì, i disegni sono meravigliosi. È un ragazzo con una sindrome genetica che però non si è lasciato fermare dalla sindrome, ma fa tantissime cose, per cui lui ad esempio è volontario alla pubblica assistenza, accompagna le persone a fare la dialisi, quindi certamente è molto attivo. È molto attivo nonostante le sue problematiche, quindi per dire che nessuno è inutile se non vuole essere inutile, ecco. Senti, ma se qualcuno volesse comprare questo per fare, diciamo, allora, della beneficenza, questo libro, certo, perché dove il ricavato, lo trova? Il ricavato di questo libro va assolutamente tutto all'associazione Noi da Grandi. Può essere acquistato direttamente all'associazione, può essere acquistato da me, che ne ho quasi 100 in casa, per cui volentieri. Può essere acquistato su internet digitando il mio nome e il mio cognome, Elide Ceragioli, Favola Bella, cioè può essere acquistato direttamente, anche quello che viene preso su internet, ovviamente ricavato, va all'associazione. E io ve lo consiglio perché intanto ci sono due messaggi, un messaggio che è quello ecologico, che di questi tempi aver cura della terra non è male come messaggio, ma poi è la carica di bontà che poi fluirà verso di voi, così come voi la state mandando, la mandate verso queste persone che sono un po' più in difficoltà. E ora veniamo. Volevi leggere la dedica? Sì, lo leggo, da ultimo perché mi piace, perfetto, sulla terra. Va bene. Ora dedichiamoci ai tuoi due ultimi libri. Sì. Allora, 2017-2018. Sì, allora, 2017 e 2018. Come vi dicevo prima, io traggo spunto qualche volta, quasi sempre, per i miei libri da un incontro. E qualche anno fa io ho incontrato la mummia del Similaun, che è Ozzi, che è conservata in un museo a Bolzano. Ebbene, Ozzi mi ha proprio commosso, mi ha preso dentro e mi ha fatto ipotizzare la sua vita. E allora ho deciso di scriverla, questa vita, la vita di Ozzi, andando molto indietro nel tempo, quindi 4-5 mila anni avanti. Sì, l'uomo parlava le pietre. Ecco, parlava le pietre. E ho trovato una collaboratrice eccezionale, che è Elena De Giorgi, che è questa bellissima signora, ora è molto piccola la foto, che mi ha gentilmente regalato delle tavole pittoriche che ha dipinto lei e che illustrano e che danno veramente una fisionomia e un corpo ad ognuno dei miei personaggi. Per cui dei 31 capitoli di questa storia ci sono molto, 31 disegni. 31 disegni. Brava. Per cui ora, fra l'altro, c'è l'occasione particolarissima che il 9 di febbraio alle 17, per chi ha voglia, visto insomma, e lo gradisce, faremo l'apertura della mostra dei disegni originali di Elena De Giorgi in una location particolare, che è un laboratorio di un orefice, quindi un artista che lavora, anzi sono due, perché sono Valerio e Marco, che sono due artisti e lavorano metalli preziosi e semipreziosi in un modo molto bello, molto particolare. E abbiamo deciso proprio di farla lì perché l'ambiente è così carico di bellezza che ci sentivamo un po' a nostro agio. Quindi
Se avete voglia, il 9 di febbraio alle 17 c'è l'inaugurazione della mostra e ci sarà per l'occasione anche Elena che arriva da Trieste per firmare i suoi L'hai disegni. detto completo l'indirizzo? Allora, Ecco. l'indirizzo è, intanto si chiama VM Preziosi, via Aretina 15/1, Firenze, E ci Firenze, saranno anche conosci? tutti i tuoi libri e lei Sì, 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 ti ha sì. fatto, Allora, lei diciamo. ha fatto i disegni e la copertina di questo e ha fatto Elena anche la copertina di Ildegarda di Bingen, Nell'ultimo libro. dell'ultimo libro, che è diciamo un connubio fra le mie due grandi passioni, il thriller, cioè il giallo, il genere Sì, giallo, è e il genere la storico. storia. Perché ho voluto raccontare la storia di Ildegarda di Bingen, che vi auguro di incontrare prima o poi nella vostra vita, perché è un personaggio meraviglioso, è una donna piena di qualità che è stata fatta santa, dottore della Chiesa nel 2013, prima da allora poco conosciuta, ma che invece da monaca benedettina, quasi insipiente, cioè che non sapeva né leggere né scrivere, aveva però ha inventato delle musiche che sono anche reperibili su internet, ha inventato una scrittura, tant'è che una lingua nuova, tant'è che è patrona degli esperantisti, curava con le piante, curava con le pietre, curava con i colori, quindi la cromoterapia, la musicoterapia. E udite, udite, lei che è nata nel 1098 e morta nel 1170, 1098, sì, è morta nel 1179, ha parlato per la prima volta della sessualità maschile e A femminile. quell'epoca A quell'epoca, monaca di era clausura, avanti e era molto avanti, monaca è monaca, e quindi per me è una donna da eccezionale. capacità eccezionali. Quindi, non volevo fare una biografia e ho cercato di Sì, fare un thriller, un bene. piccolo romanzo che raccontasse, permettesse a lei di venire in luce con le sue qualità e la sua storia, scoprendo, rivelando un po' la trama di un giallo. Bene. Ecco, grazie. Senti, allora, chi volesse comprare, ora di questo l'abbiamo già parlato, chi volesse comprare questi tuoi libri, sia quelli, diciamo, di prima oppure gli ultimi due, cioè questo e questo, dove si trovano? Allora, sono tutti reperibili su internet, quindi basta digitare il nome e cognome mio, si trovano sulle maggiori piattaforme, li possono acquistare senza problemi. Se poi siete di Empoli o delle zone limitrofe e mi mandate un'email o mi venite a trovare, ve lo faccio con la Me lo porto dedica. lei Ma direttamente. certo, vi faccio anche la dedica personalizzata, che secondo me è la cosa. E si crea poi quel rapporto gradevolissimo fra lo scrittore e il lettore, che permette veramente un'azione di miglioramento, perché io quando un lettore mi fa delle piccole osservazioni o mi dice guarda, io avrei fatto, cioè a me serve proprio per Per andare apportare, ecco, avanti. per andare avanti, ma anche per migliorare la modalità di scrittura. E quindi sono veramente grata, eh. Io Diventiamo penso, amici. ecco, io penso che le persone che ti stanno guardando in questo momento ti riconosceranno perché sei molto conosciuta nel nostro comprensorio. Speriamo che Ecco. sia una conoscenza positiva. Senz'altro, senz'altro. Io non è tanto, sono sincera che ti conosco, però apprezzo insomma la tua persona e tutto, perché sei una persona molto, molto piacevole da starci insieme, da parlarci, quindi con chi hai Grazie. da fare penso sia ancora meglio, diciamo. Allora io ti dedico Mi fai la mia il Degarda, dedica sì, e io però volevo volentieri. leggere un pezzettino che ha messo nell'introduzione di questo libro che ha scritto Elide. Questa favola è un invito ad aver cura della terra e delle creature che l'abitano. La dedico a diversamente abili, a chi ha un handicap, a chi è fragile e a chi è debole, perché con la loro vita imperfetta rendono migliore, più umano e più vivibile il nostro mondo. Queste sono parole che quando l'ho lette veramente toccano. Cioè,
in queste quante righe sono? 2, 4, 8, 7, 7, 8 righe, c'è scritto un po' tutto. Sì, c'è quello che Rappresenta volevo. proprio. No, io ecco, per fare una cosa bella, sì, che è possibile, a me piacerebbe lo leggesse. Sì, se posso aggiungere una cosa sola, Nila, Dimmi. è che questo Grazie. libro, come in realtà in ognuno dei miei scritti, se potessi dire che cosa c'è costantemente, direi che assolutamente c'è la speranza. Questa favola, che è una favola ecologista, finisce proprio con questa parola. Dice: la speranza sei tu, figlio mio, no? Cioè, e in tutti i miei libri c'è questa parola, cioè o prima o dopo Sì, o si avanti, si ripete. ripete, Sì. perché io credo che il nostro mondo abbia bisogno di almeno una bella iniezione di speranza, oltre che una grande iniezione di bellezza. E la bellezza che c'è è quella che noi esseri umani riusciamo a portarci. Noi Elide ti si saluta, ti si ringrazia di essere intervenuta perché non hai presentato solo i tuoi racconti, i tuoi libri, ma sei una persona che come ripeto, per la terza volta, che svolge una professione molto molto delicata. Ti Grazie Nila, grazie dell'occasione. ringrazio, Arrivederci. arrivederci. Arrivederci.